Ciao a tutti, da Piero Gibardi e da Stefano Nava. La pioggia è caduta incessante, non vuole smettere, ma adesso la parola ovviamente spetta al campo e all'emozione di questa sfida. Anche se non sarà facile la gestione della palla in queste condizioni. Sono primi con merito, con un margine sulla seconda che appare difficilmente colmabile, soprattutto se dovessero continuare con questo ritmo nella seconda parte della stagione. Fin qui hanno impresso un ritmo infernale al campionato, mettendo in mostra una condizione fisica invidiabile. La domanda che tutti si fanno ora è: reggeranno fino alla fine? Gli avversari chiaramente si augurano un loro calo alla distanza, altrimenti sarà dura riaprire il campionato, almeno per quanto riguarda il discorso primo posto. Ecco lo schieramento dei padroni di casa. Allenatore che almeno inizialmente preferisce non sbilanciarsi, a giudicare dal 4-4-2 con cui schiera in campo la sua squadra per il match di oggi. Ha deciso di coprirsi un po' di più, arretrando uno dei quattro centrocampisti per proteggere la sua difesa. Questo e sarà calcio di punizione. Non penso che andrà il tiro da lì, meglio metterla dentro per cercare una deviazione. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Ha spazio per il cross. Restituisce bene il pallone. È stato fermato dal difensore. Puntuale qui il difensore nel recupero. Assuma dunque l'azione d'attacco. Palla nuovamente in possesso. Passaggio che non era certo tra i più precisi, questo ha agevolato il suo intervento. Parte il tiro. Gol solo sfiorato qui, da apprezzare il gesto tecnico, conclusione potente ma leggermente imprecisa. Mamma mia, stava per segnare una rete fantastica. Palla che è uscita non di molto. Provano ad aprire la scatola difensiva avversaria. Cerca l'appoggio al compagno. Prova la botta. Perde palla. Occhio al suo movimento. Recupera palla intercettando bene il pallone. C'è la rimessa con le mani. Pallone che ha superato la linea, sarà rimessa dal fondo. Intercettano bene il pallone. Palla schizza via dopo il contrasto. Prova a far partire il tiro. Ha sfiorato un gran gol qui. Pallone che non è passato troppo distante dalla traversa. Conclusione a cui è mancato solo un pizzico di fortuna per insaccarsi. Sarebbe stato un gol da favola. Gara che si disputa sotto la pioggia e questo potrebbe incidere sulla prestazione delle squadre. Il terreno di gioco sembra comunque buono, anche se cominciano a formarsi delle pozzanghere qua e là. Magnifica lettura difensiva. Occhio a questo lancio. Si alza la bandierina. Tutto fermo, lo scatto era perfetto, forse con un istante d'attivo. Aveva gustato l'occasione importante, aveva fatto conti col guardaline.
tocco di ritorno. Gran tiro. Hanno trovato il gol del vantaggio. Vedremo come cambierà il match. Da vedere se proveranno a spingere per farne un altro o se magari si affideranno a difesa e contropiede per sfruttare eventuali spazi. Gol che ci viene mostrato da altra angolazione. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Tocco verticale interessante. Occhio al traversone. Brutto cross, nessun problema per la difesa. Allontanano il pericolo. Palla buttata via, l'ha letta bene il difensore. Saranno due i minuti di recupero, come indica chiaramente il quarto uomo. Si chiudono così i primi 45. Sono primi con me. Ecco il calcio d'inizio del secondo tempo. Lancio fuori misura, palla recuperata senza problemi. Pericolo, ecco il tiro. Sicuro l'intervento del portiere. Arriva il fischio dell'arbitro, sarà punizione. Non penso che andrà il tiro da lì, meglio metterla dentro per cercare una deviazione. Attenzione, pericolo. Stava quasi per sorprendere il portiere con questa punizione dalla distanza, solo leggermente imprecisa. Se fosse entrata sarebbe venuto giù lo stadio, Pierre. Complimenti a lui comunque. Ci vuole coraggio anche solo per pensare di poter fare gol da lì. C'è il triangolo. Può metterla in mezzo. Cross corto sul primo palo. Nessun problema per il portiere. Primo tempo incoraggiante, il suo giocato su livelli interessanti. Può essere contento per aver dato il vantaggio alla sua squadra. Vedremo se riuscirà a farne altri nella ripresa per chiudere i conti. Buon possesso palla, caccia di spazi. C'è il tocco prudente sul portiere. Bel passaggio. Si limitano a far girare palla nella propria metà campo. E fin qui il gioco funziona. Metri per correre, non può sbagliare, c'era solo la potenza in questo tiro, mira completamente sballata. Ci ha provato, dai, capita di sbagliare, la colpita però davvero male, L'allenatore della squadra di casa sta per effettuare cambi per la sua formazione. E secondo me è la scelta giusta, al momento giusto, Pier. Può avanzare. Vuole il secondo palo qui. Buono l'anticipo del difensore. Grande copertura qui.
Ecco il tiro. Tira respinto dal difensore. Può cercare il cross. Conclusione controllata dall'estremo difensore. Puntuale qui il difensore nel recupero. Può correre lungo la fascia. Efficace il loro tiki-taka oggi. Sembrano trovarsi a meraviglia in campo. Fanno girare molto bene il pallone, ottimo il possesso. Cerca la porta, bella parata che gli nega la doppietta. Hai detto proprio bene, giusto. 600 secondi da giocare ancora. Continua a offrire grandi palloni ai compagni. Contrasto riuscito, palla che rotola via. Palla spazzata via. Palla in fallo laterale. Si preparano al cambio. Palla nuovamente in out. Riesco a malapena a sentire la mia voce perché il pubblico di casa sa che questa può essere la svolta della gara e la quantità di decibel è cresciuta a dismisura. Stanno letteralmente trascinando la loro squadra verso il gol. Cambierebbe il risultato. Ecco il tiro. Si immola il difensore. C'è il rilancio lungo. Buono l'1-2. Cerca il traversone. Ha avuto la palla del match ma l'ha sprecata. Speriamo per lui che non debba recriminare alla fine. È capito anche ai migliori di sbagliare, per carità. Certo, qui la combinata davvero grossa. L'extra time sarà di 120 secondi. La panchina non l'ha presa bene, si aspettavano un recupero più corposo. Taylor. Ecco il triplice fischio che mette fine al match.